tenere, quello che andremo a consegnare tra pochi momenti. Per noi, ad aiutarci nella premiazione, un personaggio, un tecnico, che tra l'altro ha già ricevuto un premio importante proprio nel 2000, quindi all'alba di questo Memorial, Andrea Agostinelli. Me lo fate? È entrato di lato. Mi sta, vabbè, arriva però, eccolo qua, grazie di essere. Adesso fate un applauso. Bene, mi fa piacere che lei sia qua, Agostinelli. Naturalmente per lei c'è il ricordo, l'ennesimo ricordo di questa manifestazione. Tra poco naturalmente c'è un premio importante da elargire, però mi sembra che il buon Giancarlo Innocenti abbia qualcosa da chiederle, mi sembra che non possa, sì certo, la... Beh, c'è un fai da te che mi fa piacere, insomma, è una cosa familiare. L'ultima volta che ci siamo visti, io e questo signore, ci siamo visti in piscina a Villa Campucci. Festeggiavamo. Per lui non era un bello spettacolo. No, festeggiavamo vestiti. Ah, beh, già. Qualcosa. Cosa festeggiavamo? Beh, sì, abbiamo festeggiato due volte. Ma io mi ricordo di quella cosa particolare. Abbiamo festeggiato la salvezza in Serie B, e ti ricordi più quella oppure il campionato vinto della Serie B? Tutte e due sono belle perché sono pagine memorabili. Sì, sono pagine memorabili che restano nella vita di ognuno di noi. Io credo che al di là di questo, penso che Pistoia per me sia una data importante proprio nella mia vita. Io oggi sono molto, molto contento di vedere questi ragazzi che partono veramente da zero. Vi assicuro che quando sono arrivato a Pistoia, se non era così, poco ci mancava, perché il presidente Bozzi e Silvano Pini, che credo sia stato uno degli artefici dei nostri successi, io credo che chi si ricorda quei giorni, poco ci mancava, era come oggi. Dunque un grande augurio perché questi ragazzi possano subito ritornare nel calcio di cuore. Vediamo adesso chi avrà il onore e il piacere di premiare. È sentito come un dovere per una manifestazione come il Memorial Vannucci consegnare il premio alla carriera ad un personaggio sulla cresta dell'onda da ormai 35 anni, che è stato allenatore di una trentina di società professionistiche, iniziando questo suo straordinario percorso nella terra di Toscana e collezionando successi e promozioni in quasi tutte le categorie. Guardando il suo curriculum, notiamo che è inossidabile. A vederlo potrebbe incutere soggezione, ma conoscendolo vi possiamo garantire che è persona eccezionale, gentile, tecnico preparato, che può insegnare a tutti come si onora la carriera in uno sport difficile e controverso come il calcio. Il premio alla carriera 2009 è conferito a Nedo Sonetti. Io grazie per aver arrivato. Volete fare magari un passo avanti così riuscite bellissimi nelle foto, questo è importante per voi. Premio alla carriera Nedo Sonetti, direttamente dai grandi di Andrea Agostinelli. Chi la strisce e chi la va? Prego, potete. Arrivo, facciamo per non impallare le fotografie, prego, per ora questa parte. Su. Ho dovuto spezzare anche lui quando sono arrivato all'Atalanta a Bergamo. Era un ragazzotto di Roma che con queste spighe di grano se ne andava per i campi. Invece devo dire che Colombi ho conosciuto un grande giocatore forse che non ha fatto la carriera che si meritava, perché avrebbe meritato di più, e anche da allenatore, ma soprattutto dai giocatori, da allenatore. Insomma, la lasciate qua. Ma queste idee, direi che sono veramente belle parole queste. Quando io ovviamente mi chiamavo mister, ma poi quando ho cominciato ad allenare, no, diventa difficile non chiamare mister, non lo chiami più, ci siamo incontrati qualche volta, adesso ti dico Nedo perché è giusto che sia così, insomma sono un collega,
però posso dire una cosa, da allenatore Pistoia credo sia nel mio cuore. Bergamo, anche Pistoia, perché chi si ricorda l'anno di Serie A, io ero presente e fu un anno insomma, comunque indimenticabile. Però Bergamo, e Neto lo sa, io credo che sia nel suo cuore, nel mio cuore, ma nel suo, perché penso che quella squadra lì, lui è quella che ci tiene di più. Adesso lo sentiremo naturalmente con l'intervista di Gianca. Sì, io farei intanto ecco questa cosa della premiazione, grazie, è ben gentile a questi membri di portarci immediatamente alla realtà. Lascio questo uomo, aspetta come c'era scritto qua sopra che avevano messo, potrebbe incutere soggezione, questo dicono. Vediamo se è vero con l'intervista di Giancarlo Innocenti, se questa soggezione riesce ad incuterla oppure no. Sentiamo. Le nozze d'argento con la panchina. Cose straordinarie, no? Io credo che ho iniziato, allora si chiamava quarta serie, no? C1, C2, la C, la serie B, la serie A, e ho fatto più di 1000 panchine, circa 1000 panchine. Ho girato tantissime città, devo dire italiani, piani piramidi. Però voglio sottolineare una cosa, quello che ha detto Andrea, la tappa di Bergamo. Città di Bergamo e quella squadra che fu straordinaria, erano tanti ragazzetti che venivano dalla Serie C l'anno prima, fecero un campionato di B, in quell'anno che nessuno ci dava vincenti, facevamo una cavalcata straordinaria, una cavalcata bellissima, c'erano dei grandi giocatori fra i quali appunto Andrea, che mi dette delle grandi soddisfazioni, fu uno di quelli che per esempio nell'83 quando vincemmo il campionato andavamo in Serie A, fu uno di quelli, i promotori del pressing che allora non veniva parlato, non veniva sentito, non veniva praticato da nessuno, e all'Atalanta in quel periodo là si cominciò a fare il pressing con Andrea, che uno era dei cavalli fondamentali. Si può dire una carriera senza rimpianti? Senza rimpianti no, rimpianti ce l'ho, perché io sono sempre stato abbastanza ambizioso, non è che mi sono voluto fermare, e nemmeno adesso, nonostante che abbia qualche anno in più, credo di aver voglia di fare ancora l'allenatore, e io credo che mi è mancata la grande squadra, questo è un grandissimo rimpianto. Mai dire mai. Beh, a questa età sarebbe abbastanza particolare. Però questo qui è stato un grandissimo rammarico perché pensavo di poterci arrivare. Grazie di essere con noi.